Assolutamente, Presidente, non capisco perché proporre raccomandazione e nemmeno dire a valutare l'opportunità di un impegno che non è nient'altro un passaggio verso un qualcosa che è noto. Noi siamo in attesa oggi ancora della individuazione e costruzione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Tra le attività su cui può fare inchiesta la Commissione di Ecoreati c'è anche la gestione, nonché le attività relative ai rifiuti radioattivi. Abbiamo tanti siti temporanei di stoccaggio e deposito di rifiuti radioattivi in Italia. Allora dobbiamo sapere che stiamo sostenendo un costo elevatissimo, ce lo dice l'ARERA, tra il 2010 e il 2020 addirittura 3,7 miliardi di euro, più 514 milioni di euro a compensazione proprio per misure a favore di siti che ospitano le centrali. Non basti questo, l'iter per l'individuazione e costruzione del deposito nazionale è in ritardo e la scadenza, quella del dicembre 2023, sembra che non verrà rispettata. A ciò si aggiungano anche le conclusioni a cui sono arrivati i nostri colleghi della precedente Commissione Ecoreati, che ci dicevano, nell'evidenza di alcune criticità ed alcune priorità, tra cui l'individuazione di azioni operative atte ad assicurare la necessaria efficienza ai vari processi che richiedono coordinamento e concertazioni tra ministeri ed enti operativi. Ora, questo governo, questa maggioranza si è mossa all'inizio della legislatura e del governo in un'ottica quasi di antiecologia, perché è scomparsa la parola ecologia dal nome del ministero competente. Avete smantellato il superbonus 110%, che è una misura di tutela dell'ecologia. Non bastasse, avete avvicinato verso la linea di costa la distanza entro cui si possono fare le trivellazioni per poter estrarre gas dal fondo dei nostri mari. Adesso avete un'opportunità, almeno con un impegno anche a valutare l'opportunità di, che verrebbe accettata dal mio gruppo, per fare che cosa? Cercare di realizzare quanto prima è possibile il deposito nazionale, che tra l'altro è imposto per legge, sollecitare la messa in sicurezza e bonifica dei siti di stoccaggio e deposito temporanei dei rifiuti radioattivi e poi inserire in una prospettiva di economia circolare tutti i rifiuti, la grande produzione di rifiuti che ci sarà nel processo di decommissioning degli impianti. Per questo io chiedo al Governo di rivedere il proprio parere, altrimenti la raccomandazione non verrà accolta. Grazie.